Benvenuti. Chi mi ha conosciuto negli anni passati come portavoce del Movimento 5 Stelle sa che io mi sono dedicato soprattutto al settore dell'energia, della transizione energetica all'interno della transizione ecologica. Spero che molti di voi stiano seguendo quel ciclo di 16 puntate che ho fatto appunto sulla transizione energetica per chiarire tutti quegli aspetti di cui c'è tanta disinformazione, quindi per sfatare tutte quelle cosiddette fake news sul fatto che la transizione energetica non si possa fare, non sia conveniente, non siamo pronti, lo smaltimento, il consumo di suolo, il riciclaggio, eccetera, eccetera. Ecco, qui sto rimando appunto a queste 16 puntate che trovate in tutti i miei social, compreso questo che è appunto il mio blog personale. La maggior parte di voi probabilmente non sa che io iniziai a scrivere su questo mio blog il 13 gennaio 2009. Eccolo qui, questo è proprio il mio primissimo post. E in quel giorno appunto faccio il mio primo post di contenuto, a parte la presentazione, e parlo proprio di quelle che sono le mie, diciamo, profonde convinzioni, e la prima è relativa al mondo finanziario, bancario. E quindi da allora io ne parlo, anzi, avevo iniziato parecchio prima a parlarne, però, di scritto appunto sul mio blog, questo è il mio primo articolo in merito. Ma dopo 15 anni, siamo nel 2024, quindi dal 2009 sono passati 15 anni, mi sono chiesto se è il caso di continuare a parlarne, perché negli anni da portavoce ho parlato molto di più di energia, meno di finanza. Beh, credo che sia assolutamente necessario parlarne, perché in 15 anni la situazione non solo non è migliorata, ma è addirittura peggiorata. Ora, è un modo di dire che sono i soldi che fanno girare il mondo, e al di là dell'aspetto più o meno romantico, che può essere vero, può essere falso, può essere vero che l'amore fa girare il mondo, però sono profondamente convinto, sempre più convinto da moltissimi anni, che effettivamente la finanza domina il pianeta, l'economia, gli aspetti finanziari, soprattutto con l'avvento delle tecnologie dell'informatica che ha permesso un moltiplicarsi incredibile della velocità degli scambi, la finanza veramente controlla tutto quello che è la vita economica e quindi anche politica. Quindi il denaro non è più semplicemente uno strumento di scambio, è diventato veramente uno strumento per avere un dominio quasi assoluto del pianeta. E anche la transizione energetica soffre di questa operazione, perché le banche finanziano ancora moltissimo quelle che sono le fonti fossili e quindi il ritardo della transizione, e l'attuale situazione fa sì che appunto gli sconvolgimenti climatici, perché ricordo non vanno chiamati cambiamenti climatici che ci sono sempre stati, ma gli sconvolgimenti climatici non vengono rallentati abbastanza perché appunto le banche continuano a finanziare i combustibili fossili. Faccio vedere solo una cifra davvero significativa: negli ultimi 7 anni le banche hanno finanziato con 5.500 miliardi di dollari quelli che sono progetti ancora di petrolio, gas e carbone. Ora, detto questo, ugualmente perché è necessario parlarne? Perché le lobby finanziarie non ci sono solo in Italia, ci sono anche a Bruxelles, il Parlamento europeo, e il Parlamento europeo, è il vero Deus ex machina, dell'Europa e dei vari paesi membri. E qui negli anni, come vedete anche in questo caso, vi faccio vedere una scorsa di articoli che ne parlano, le lobby sono estremamente presenti. Pensate che persino gli europarlamentari
anni fa denunciarono la massiccia presenza delle lobby. Faccio vedere anche in questo caso un unico video servizio del Fatto Quotidiano che conferma appunto la grande quantità numerica e anche qualitativa in senso negativo delle lobby appunto della finanza. Ulteriore motivo per parlarne, ebbene, molti di voi ricorderanno la grandissima crisi bancaria finanziaria del 2007-2008, ne parleremo in una delle prossime puntate. Molti però non sanno che da allora le banche sono diventate come numero sempre meno, ma perché diventano sempre più grandi. Farò un riassunto di questo che è un servizio della Radio Svizzera Italiana, ma anche in questo caso c'è moltissimo materiale su internet, tutto quello che vi dirò è ampiamente reperibile in internet. Io semplicemente, come ho fatto per la transizione energetica, cercherò di mettere a sistema tutte quelle cose che penso siano importanti. Ecco, quindi le banche diventano sempre meno come numero, ma semplicemente perché si fondono le une con le altre, oppure la più grande compra la più piccola, diventano sempre più grandi sono già arrivate da molto tempo a quel fenomeno che si dice troppo grandi per fallire. Sono talmente grandi che non è nemmeno semplice pensare di poterle far fallire. Ma non solo diventano sempre più grandi, i loro profitti salgono. Quindi dal 2007-2008 non c'è stato, con quella grande crisi, non ci ha insegnato praticamente nulla, non c'è stato un miglioramento né legislativo, quindi teorico, né nella pratica, perché le banche sono sempre meno, sempre più grandi, guadagnano sempre di più, questo dato recentissimo, i grandi dirigenti guadagnano sempre di più, ma viceversa le filiali calano di numero e si fanno tagli al personale, oppure personale che va in pensione non viene sostituito da nuovo personale, e comunque anche le filiali diventano sempre meno perché si preferisce sempre di più la modalità telematica, quindi le banche online, gli sportelli virtuali, le assistenze virtuali a distanza, eccetera, eccetera. Altro motivo per parlarne, questo purtroppo tocca molti di voi, le truffe. Io qui vi rimando, per chi già velocemente volesse fare un riassunto, io ho fatto due video prendendo le ultime novità di tutte le truffe, non solo quelle bancarie, però molto spesso c'è di mezzo, diciamo, anche la banca in maniera diretta o indiretta. Quindi le truffe finanziarie, anche in questo caso basta fare una scorsa sul web, sono moltissime. E una primissima cosa che dovrebbe essere banale, scontata, ma evidentemente non lo è: moltissime ancora persone cadono su quell'incredibile, per me che sono una persona, diciamo, che è cresciuta con i computer, quindi per me la logica è la mia, diciamo, la mia madre. Se una cosa non è razionale, non è super logica, non ci credo. E invece moltissime persone credono al fatto che ricevono da tantissimi soggetti proposte per arricchirsi facilmente. Tantissimi soggetti gli dicono: vieni con me, mettici anche pochi soldi e io te li moltiplicherò per 10, per 100, anche di più. Ripeto, la cosa è talmente assurda che uno dovrebbe semplicemente o chiudere il telefono se riceve una telefonata, perché purtroppo si ricevono anche telefonate in questo senso, oppure chiudere la pagina web se in qualche maniera si è aperta una finestra con questa proposta. Pensate, se qualcuno avesse un metodo sicuro per fare soldi, pensate se ve lo viene a dire a gratis a voi. Cioè, io scopro una miniera d'oro
e ti vengo a dire a te dov'è la miniera e dove puoi andare a prenderti l'oro, perché sono talmente generoso che la miniera è talmente grande che voglio che tutti ne approfittino. Ecco, chiaramente ci sarebbe da ridere se non fosse che scorrendo appunto i titoli dei giornali, moltissimi continuano a cadere in queste truffe, dei guadagni facili. Ovviamente anche in questo caso approfondiremo, in una delle prossime puntate. Adesso sto solo appunto chiarendo a me stesso e spero di interessare anche voi del perché c'è bisogno di parlarne. Un altro motivo a cui dedicherò, spero, tempo e risorse permettendo un'intera puntata è quello della, forse una delle madri dei tanti problemi che abbiamo oggi, cioè la finanziarizzazione dell'economia, che già pronunciarla è difficile, la finanziarizzazione dell'economia. Cioè il fatto che dalla fine degli anni 80, inizio anni 90, sempre più soggetti si sono convinti che per diventare ricchi e farlo in maniera stabile e continuata e perenne, non occorre, cioè è sufficiente giocare in borsa, è sufficiente comprare e vendere azioni, giocare con gli strumenti speculativi. Quindi, perché investire su un nuovo aratro, su una nuova linea produttiva, su una nuova fabbrica, su nuove infrastrutture? Perché quando investendo gli stessi soldi sulla borsa, se sono bravo, guadagno, ma il dramma è che non può andare sempre bene, soprattutto non si può pensare che tutti quanti noi ci trasformiamo in esperti finanziari, nessuno fa più l'idraulico, nessuno fa più l'agricoltore, nessuno fa più l'elettricista, nessuno fa più fabbriche di vestiti, di mobili, di auto, di elettrodomestici, nessuno fa più niente, ci limitiamo tutti quanti a giocare in borsa. Beh, è chiaro che così non sussisterebbe nulla. Eppure è una tendenza che continua, appunto a sussistere. E questo ha portato a un grandissimo aumento delle appunto speculazioni finanziarie. Un aumento talmente enorme, approfondiremo nelle prossime puntate. Adesso vi do solo un numero. Ecco, pensate che in soli 5 giorni sui mercati finanziari, in soli 5 giorni lavorativi, diciamo dal lunedì a venerdì, sui mercati finanziari circola più denaro che in un anno intero di economia reale. Quindi questi scambi fatti solo per guadagnare in pochi minuti, in poche ore, o anche per guadagnare o perdere, grosse somme di denaro, ecco, in 5 giorni circola più denaro che non in un anno di economia reale. Economia reale, ricordo a me stesso, che significa quella concreta, quindi agricoltura, industria, servizi, tutto ciò che si può, diciamo, toccare con mano, di cui ha un beneficio, diciamo, concreto. Non che il denaro non sia concreto, ma insomma avete capito, merci, prodotti, servizi che si possono toccare. E non solo queste cifre sono immense, ma vengono fatte spesso con strumenti finanziari, di quali, diciamo, la madre sono i derivati. Faremo una puntata su questi strumenti, e comunque i derivati più o meno anche mia nonna ormai li ha sentiti nominare, perché appunto la crisi 2007-2008 fu una crisi che fu, diciamo, amplificata, generata proprio da questo gioco dei derivati. Ecco, sono comunque derivati e altri strumenti di investimento. Sono scritti in maniera talmente astrusa e talmente complicata che persino le banche, e anche le banche che li hanno comprati, quindi figuriamoci poi tanti enti pubblici che negli anni passati, appunto, illuminati da queste lucciole della finanziarizzazione, perché anche i comuni dicevano: ah, mettiamo i soldi su un fondo di derivati, ci facciamo più denaro che non a metterli a riparare l'acquedotto, le fognature o a fare una nuova linea di tram. Quindi anche tanti municipi comprarono derivati, sottoscrivendo contratti talmente complicati, che pensate che quando Banca d'Italia cercò di decifrarli,
all'epoca in cui si occupò di Monte Paschi di Siena, che era in forte crisi, dopo 14 mesi di lavoro dei massimi esperti finanziari, ed è sicuro che sono veramente molto esperti, però i contratti erano scritti in maniera talmente astrusa che proprio non riuscivano a capire come funzionassero proprio i meccanismi, il do ut des, quindi cosa ti do, cosa mi dai in cambio, a quali condizioni. Non si riusciva a capire. Questo è il livello di astrusità, di, mi vengono solo parolacce, di perversione, di sottigliezza finanziaria a cui siamo arrivati. Tra l'altro, ecco qui, non ho nessuna pagina web perché mi viene in mente in questo momento, però anche qui potete cercarla facilmente, potete trovare facilmente degli riscontri sul web. Ecco, sappiate che da molti anni, i maggiori esperti finanziari del pianeta sono i criminali, sono le malavite organizzate, sono le associazioni della criminalità organizzata. Sono diventati i massimi esperti finanziari proprio perché per loro è molto più redditizio e infinitamente meno rischioso investire sulla finanza. Cioè, anziché investire sulle vecchie eroina, cocaina, marijuana, prostituzione, che sono affari, diciamo, sporchi doppiamente, nel senso che ci vuole molta manodopera, ci vuole molto sforzo, molto, diciamo, proprio sudore fisico a gestire queste operazioni criminali, e il rischio appunto di essere beccati, di essere trovati con le mani nella farina, come si dice, insomma, di essere individuati nella propria attività criminale, ha fatto sì che molto velocemente le istituzioni criminali sono diventate estremamente esperte del mondo finanziario, e lo usano da una parte proprio con le truffe, di cui vi ho accennato prima, ma dall'altra anche con tutto ciò che è legale, o ai bordi, come l'elusione fiscale. Quindi faremo una puntata naturalmente anche sull'elusione fiscale, che ci porta via cifre enormi, e come capisce qualsiasi persona, se un certo soggetto riesce a non pagare un euro di tasse, significa che quell'euro ce lo devi mettere tu, perché gli stati hanno bisogno di denaro per funzionare, e questo denaro se lo procurano in una certa misura piuttosto importante con le tasse. Bene, detto questo, io nelle prossime puntate cercherò di rendervi edotti il più possibile su tutto ciò che ho imparato negli ultimi 20 anni, perché io ho 20 anni che seguo il mondo della finanza, delle banche, e una testimonianza la trovate in un'altra pagina del mio blog Tracce, in cui io ho riassunto una 50ina di libri, e una buona parte di questi hanno a che fare proprio con le banche. Ci sono diversi libri che io ho riassunto, quindi non li ho scritti io, li hanno scritti grandi esperti, e parlano appunto di banche e delle loro problematiche. Quindi questo è uno, già ne abbiamo passato un altro, i due libri di Vincenzo Imperatore, che ha posto denunce nero su bianco appunto del comportamento delle banche, tanti libri appunto che parlano delle banche, della finanza. Quindi chi già volesse, diciamo così, saperne di più, ripeto, sono riassunti, penso di averci messo insomma le cose più importanti, e chiunque di voi può osservarli. Naturalmente tutto questo, uno direbbe, va bene Gianni, grazie delle informazioni, che comunque sono la base da cui partire, perché se non si sa non si può trovare la soluzione. Va bene Gianni, grazie, ma la soluzione? Ecco, allora, la soluzione naturalmente è vasta, e la prima cosa è appunto sapere, ma in senso stretto la soluzione c'è, ed è la finanza etica, di cui io parlo dal 2009,
di cui già chi vuole trova in questa mia sezione tantissimo, tantissimo, tantissimo materiale. La finanza etica in Italia ha 25 anni, ha compiuto 25 anni proprio qualche settimana fa. La cosa paradossale è che i confronti ufficiali dicono che questa soluzione rende di più, cioè da un punto di vista meramente economico, se prendiamo il medio-lungo periodo, rende di più. Quindi se non per ragioni etiche, uno dovrebbe farlo solo per ragioni di portafoglio, perché è vero che nel breve, brevissimo periodo investire in maniera, diciamo così, speculativa, molto rischiosa, ti può far guadagnare molto, ma appunto è molto rischiosa. E appunto con 2007-2008 ce ne siamo accorti, e fino a un anno fa la borsa era ancora in grossa difficoltà e comunque non abbiamo ancora recuperato il gap, non siamo ancora tornati ai livelli 2007-2008. Ma dicevo, nel medio-lungo periodo i confronti, numeri alla mano, quindi non sensazioni, ma numeri alla mano, sono che la finanza etica rende di più. Quindi, ripeto, se non per ragioni etiche, uno solo guardando al portafoglio dovrebbe fare questa scelta. Quindi, questo, diciamo, ne parleremo alla fine, quindi della soluzione, ma io ve l'anticipo subito in maniera da non deprimervi, perché se uno ascolta fino a un minuto fa, diciamo, gli potrebbe venire una forte depressione. Ecco, non siate depressi, perché la soluzione c'è già, non richiede competenze particolari, dovete solo prenderne conoscenza in primis e poi eventualmente prendere le vostre decisioni in merito, come io feci già nel 2001, quando appunto mi associai a questa, che per il momento è l'unica banca etica italiana. Esiste una legge dal 2017 assolutamente in vigore che definisce cos'è la finanza etica, quindi per fregiarsi di questo titolo bisogna rispettare 7 criteri determinati in maniera super oggettiva, quindi dallo stipendio del massimo dirigente, che non può essere più di 7 volte della media degli altri stipendi, quindi il mega direttore galattico di Banca Etica non ha mega stipendi come hanno invece i direttori di grandissime banche. Ci deve essere trasparenza, ci deve essere democrazia nel voto, ci deve essere una parte per il terzo settore. Insomma, ci sono 7 criteri oggettivi che bisogna rispettare per potersi dire istituto finanziario etico. E in questo momento, ahimè, lo dico con dolore perché ne vorrei 100 di queste banche, ce n'è una sola. Bene, detto questo, spero che la registrazione sia andata bene e vi do appuntamento alle settimane prossime, perché dovrete darmi un po' di tempo per preparare il materiale, perché l'argomento è impegnativo e io, come al solito, cerco di darvi il più possibile numeri, dati, il più possibile riscontrabili e oggettivi. Vi ringrazio intanto per chi mi ha seguito e chi avrà la bontà di seguirmi appunto nel prossimo futuro. E vi auguro una buonissima serata.